Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questo bellissimo punto. È il punto costa perlata. È una lavorazione semplicissima, infatti il disegno si sviluppa solo su due ferri di andata e di ritorno. È un punto reversibile, anzi è una lavorazione double face, perché questa è la parte che va sul diritto. Mentre invece la parte che va sul rovescio, vedete, si presenta come un semplice punto coste 1-1, lavorato uno a diritto e uno al rovescio. Quindi bello da vedere sia al rovescio e sia sul dritto. Quindi è una lavorazione ideale per poter realizzare anche delle bellissime sciarpe. Però comunque ci possiamo realizzare dei maglioncini, possiamo realizzare dei cappellini, possiamo realizzare dei coprispalle, possiamo realizzare degli scaldacollo, eccetera. Quindi è una lavorazione che si presta bene per poter realizzare tantissimi progetti. È una lavorazione morbidissima e possiamo realizzarla sia con filati sottili, tipo come il cotone, quindi possiamo realizzare dei capi un pochino più estivi, e va bene lavorata anche con filati più doppi, tipo come la lana, vedete? Quindi possiamo realizzare anche dei capi invernali. Bene, è una lavorazione, come ho detto prima, che si sviluppa su due ferri di andata e di ritorno, mentre invece la lavorazione si sviluppa, le maglie che dobbiamo avviare un numero di maglie, dispari, più due maglie per il vivagno. Poi nel corso del tutorial vi spiegherò passo passo come si realizza. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella, così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram, e vi metto giù nell'info box il link delle pagine, e sempre giù nell'info box c'è, cioè in descrizione, vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Bene, detto ciò, andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa bellissima lavorazione. Allora, per il mio campioncino sto utilizzando un filato abbastanza spesso e sto utilizzando dei ferri adatti, infatti sono dei ferri del numero 6,5. Allora, come vi ho detto prima, questo punto si sviluppa su un numero di maglie dispari. Quindi io ho avviato 19 maglie, numero di maglie dispari, più 2 per il vivagno, in totale ho avviato 21 maglie. Poi per quanto riguarda l'avvio delle maglie sui ferri, di come si lavora la maglia a diritto e di come si lavora la maglia a rovescio, giù in descrizione vi lascio il link di un tutorial in cui ve lo spiego più dettagliatamente. Allora, iniziamo il primo ferro. Il primo ferro non dobbiamo fare altro che andare a lavorare le maglie tutte a diritto. Allora, la prima e l'ultima maglia, come voi ben sapete, sono maglie di vivagno, e io le maglie di vivagno le vado sempre a lavorare a diritto, indipendentemente dal resto della lavorazione. Allora, lavoro la maglia di vivagno a diritto. E poi proseguo a lavorare tutte le restanti maglie che stanno sul ferro, tutte a diritto. Quando andremo a lavorare questo ferro qua a diritto, questa sarà la parte, diciamo, la parte a diritto della lavorazione. Quindi proseguo a lavorare tutte le maglie a diritto. Come ho detto prima, questo è un modulo che si sviluppa solo su due ferri, quindi una lavorazione semplicissima, non dobbiamo ricordare chissà quanti passaggi. Lavoro la mia ultima maglia a diritto e chiudo con un punto di vivagno a diritto. Ho lavorato in questo modo il primo ferro del modulo, tutto a diritto. Ora andiamo a lavorare il secondo e ultimo ferro del disegno. Allora, iniziamo il secondo ferro del modulo, un po' diverso dal primo, ma pur sempre semplicissimo.
Allora, lavoro la mia prima maglia di rivagno a diritto, così. Poi lavoro un'altra maglia a rovescio in questo modo, quindi lavoro una maglia di rivagno, poi lavoro una maglia a rovescio, poi vado a lavorare una maglia a diritto, però questa maglia a diritto non punto il ferro qua come facciamo abitualmente, però vado a puntare il ferro sotto, la maglia che sta sotto qua, e lavoro una maglia a diritto così e lascio cadere la maglia dal ferro. Poi lavoro di nuovo una maglia a rovescio così. E di nuovo una maglia a diritto, però presa sotto qua. Puntiamo il ferro nella parte sotto, quindi non qua, però puntiamo il ferro qua e lavoriamo un punto a diritto. Di nuovo una maglia a rovescio e un punto a diritto, però preso sotto, quindi qua. Quindi per il secondo ferro non dobbiamo fare altro che alternare un punto a rovescio normale così. Con un punto lavorato a diritto, però preso sotto. Vedete? Punto il ferro qua, non qui, ma qua. E facciamo in questo modo una maglia a rovescio di nuovo e un punto a diritto preso sotto. Una maglia a rovescio e un punto a diritto preso sotto così. Quindi la particolarità di questa lavorazione è proprio il modo in cui andiamo a lavorare la maglia a diritto per quanto riguarda il secondo ferro. Quindi punto il ferro qua e lavoro un punto a diritto. Lavoro una maglia a rovescio così e poi un punto a diritto puntando il ferro sotto in questo modo. Lavoro una maglia a rovescio e di nuovo punto il ferro per lavorare una maglia a diritto in questo modo e termino la lavorazione, la devo terminare con una maglia a rovescio per chiudere poi il tutto con una maglia di rivagno a diritto. Quindi per il secondo ferro non dobbiamo fare altro che alternare questa lavorazione. Allora, il primo ferro abbiamo lavorato tutto a diritto, il secondo ferro abbiamo lavorato una maglia di rivagno a diritto, poi iniziamo a lavorare con una maglia a rovescio e alterniamo con una maglia a diritto, però presa sotto, non come la prendiamo abitualmente. Poi lavoriamo una maglia a rovescio e una maglia a diritto presa sotto. E questi sono i due ferri che dobbiamo sempre ripetere per tutta il nostro progetto. Io vado un pochino avanti e magari arrivo a un tot di centimetri del mio campioncino e vi faccio vedere il risultato della lavorazione. Quindi non dobbiamo fare altro che alternare sempre questi due ferri. Bene, io vado un po' avanti e ci vediamo dopo alla termine del mio campioncino. Bene, sono arrivata al termine del mio campioncino, vedete, e questo è il risultato della lavorazione. Quindi alternando sempre i due ferri, questo è il risultato. Una bellissima lavorazione, molto morbida e semplicissima da realizzare. Poi, come ho detto anche prima, questo è un punto double face, perché vedete, questa è la parte che va su dietro. Quindi possiamo decidere magari di utilizzare o la parte a diritto, che sarebbero appunto queste coste in rilievo, queste coste perlate in rilievo, mentre invece sul dietro è una semplice costa, diciamo che richiama anche un pochino la costa inglese. Quindi una lavorazione semplicissima, però che la possiamo utilizzare come doppio uso, diciamo, come double face. Per questa particolarità che è un double face, la possiamo anche quindi utilizzare per poter realizzare delle sciarpe, perché voi, come ben sapete, le sciarpe sono belle da realizzarle con dei punti reversibili oppure con dei punti a doppia faccia, così come abbiamo realizzato questo qua. Però
Possiamo realizzare anche dei maglioncini, possiamo realizzare delle copertine anche, perché comunque poi in base al filato che andremo a usare possiamo realizzare veramente tantissime cose. Possiamo realizzare delle copertine invernali con la lana, essendo questa qua, vedete che è bella doppia, oppure possiamo realizzare anche delle copertine in cotone, ma possiamo realizzare anche dei cappellini, tantissimi progetti. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata utile e di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Spero tanto che il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanella così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial che realizzerò. Io vi saluto sempre con tanto affetto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!